Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vediamo come riparare una lampada a LED che non funziona più. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Grazie. Questa lampadina è rotta, quindi applicando 220 volte vedete che non fa luce. Vediamo come ripararla. Per prima cosa andiamo a togliere l'involucro esterno, magari aiutandoci con un cacciavite, con qualcosa che ci aiuti un po' a fare leva, così. Ecco, facciamo un po' tutto il percorso. In realtà qui c'è una colla che poi andrà reinserita e questo è l'involucro. Come potete notare, un LED è saltato, non so se per conto suo o a causa della mia apertura, poi ci occuperemo anche di lui successivamente. Rimuoviamo anche questo silicone, a un certo punto la lampada dovrà venire fuori. All'interno troviamo, oltre a questi LED, c'è un circuito elettronico, questo, che non è altro che un alimentatore. Questo alimentatore è un alimentatore switching. Il cui schema è il seguente: abbiamo quattro diodi raddrizzatori all'ingresso della 220, oltre ad un fusibile, un condensatore di livellamento che poi passa l'alimentazione a un chip switching, che è l'oscillatore vero e proprio. Questa frequenza dell'ordine dai 10 ai 20 kHz viene poi raddrizzata dal diodo e trasformata in una tensione che va dai 60 ai 120 volt a seconda di quanti LED sono in serie. Ma tiriamo fuori l'alimentatore switching e vediamo queste componenti sul circuito stampato. Questo è l'alimentatore switching, il trasformatore è rappresentato da questa induttanza. La 220 entra da questa parte, qui è collegato anche un fusibile che è rimasto all'interno, che altro non è che una resistenza, un ponte raddrizzatore, poi abbiamo un condensatore di livellamento e poi abbiamo il microchip che si occupa di generare l'oscillazione che poi genera la tensione a. Che di solito può essere da 50 a 120, 130 volte a seconda del numero di LED posti in serie o in parallelo sulla lampada vera e propria. Vediamo per esempio nel caso di questi LED quant'è la tensione di alimentazione di ciascuno di questi LED. Prendiamo il nostro alimentatore variabile. Io per comodità ci collego due puntali in modo tale da avere un punto di contatto migliore. Vado ad impostare l'alimentatore 8 volt e 8 volt vedete che il LED si accende, quindi la tensione è di 8 volt. Andiamo a testare tutti i LED, che sono tutti funzionanti, quindi evidentemente il problema, ecco, il problema era un problema di contatti, anche questo che è saltato, questo è funzionante, quindi lo possiamo tranquillamente rinsaldare per il verso giusto. Qualora uno di questi LED fosse risultato bruciato al test, avrei dovuto sostituirlo con uno avente la stessa tensione di alimentazione e la stessa corrente, rispettando ovviamente l'anodo e il catodo. 13, 14, 15, 16, 16 per 8 sono 128. Ossia, questo alimentatore dovrà fornire una tensione di 128 volt per alimentare i 16 LED in serie. Inoltre, essendo la lampadina da 11 watt, sappiamo che assorbirà 11 diviso 128 85 mA, quindi ciascun LED assorbirà poco meno di 85 mA perché c'è anche il circuito switching che assorbe la sua Lo corrente. andiamo a riposizionare nelle vicinanze, dalla parte giusta, e
Accendo la mia stazione di aria calda per componenti SMT e la imposto a 430 gradi aria al minimo. Mi procuro questo stagno in pasta che andrò ad applicare sulle due piazzole. Ecco, ricontrollo la polarità che sia quella giusta. Vado a posizionare il componente sulla piazzola. Poi prendo la mia pistola ad aria calda. Una volta raggiunta la temperatura, semplicemente inizio a scaldare la parte. In questa fase è importante non avere fretta e soprattutto non scaldare il componente LED, che è molto sensibile alla temperatura. Una volta che lo stagno si sarà liquefatto, lo noterete. Quando non vedete più lo stagno sotto il componente, vuol dire che il contatto è stato ripristinato. A questo punto vado a provare il mio componente, mi posiziono nei componenti adiacenti e vedete che facendo contatto lateralmente si illumina il nuovo LED, quindi il contatto è stato ripristinato correttamente. Adesso non ci resta che spruzzare un po' di WD-40 e andare a reinserire l'alimentatore sulla sua sede. Magari diamo anche una spruzzata di WD-40 per eliminare un po' di ossido sull'alimentatore. Adesso vado a ripristinare questi contatti della 220 che ho interrotto. Sì, possiamo rimuovere il cavo. A questo punto vado ad aspirare lo stagno per posizionare i due cavetti di alimentazione della 220. Imposto la pistola a 350 gradi e aspiro. Prendo un cavo di alimentazione. Infiliamo il cavo. Nel frattempo, se vi piacciono i miei video, non esitate a mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Quindi farò un buco qui e ricollegherò questo fusibile, diciamo così. Con una pinzetta tiriamo via la resistenza originaria da 10 ohm. Ad una misurazione ohmica questa resistenza risulta interrotta. E andiamo ad inserire questa resistenza che fungerà da fusibile. A questo punto dovremmo fare anche un buco qui laterale abbiamo fatto il buco direttamente, quindi dobbiamo reinserire da una parte e dall'altra i due fili. Eccoli qua, i nostri due fili che spuntano. Rimettiamo in posizione il circuito. Anche qui possiamo usare della pasta saldante. Io uso anche questo pennarello ogni tanto. È abbastanza comodo. Quando vedete che il terminale fa fatica a saldarsi, come in questo caso, è perché magari c'è bisogno di una piccola carteggiatina, ma in questo caso comunque si è perfettamente saldato. E a questo punto riprendiamo la nostra, diciamo, i nostri LED. Ecco qua. E la nostra lampada è ripristinata. Facendo una prova al volo, attenti, mi raccomando, quando usate la 220 dovete stare molto attenti. Vedete che la nostra lampada adesso si accende, funziona perfettamente. Per insaldare un po' questa parte, non è necessario del silicone perché questa lampadina comunque sarà utilizzata all'interno, e sempre con la stessa tecnica, cioè con il Bostik, vado anche a reinserire il suo cappuccio nella sua sedia.
proviamo nuovamente la nostra lampada, che adesso, come vedete, funziona perfettamente. Il tempo di far asciugare il Bostik e la nostra lampada è pronta per essere riutilizzata. Chiaramente lo scopo di questo video non era di recuperare una lampada da pochi euro, ma di imparare qualche cosa. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!